Un altro caso che ci ha indicato che siamo in uno stato avanzato del contatto tra noi e loro è questo di Yalcin Yalman. Sono stato in Turchia, quando è che siamo stati lì, Fabio? 2009, per studiare questo caso. Io ero ospite di un convegno internazionale, abbiamo fatto anche dei programmi televisivi, c'ero io, Antonio Urzi, Eric von Daniken, Nick Pope, Haim Maussan, Bakhtan Dogan e qualcun altro che non mi ricordo, e lui, Yalcin Yalman. E Yalcin è famoso perché, allora, Yalcin intanto sembra un sardo, è una persona gentilissima, umilissima, che fa il guardiano notturno nella località balneare di Kumburgaz. Quindi durante l'inverno custodisce le ville disabitate di coloro che ce le hanno, in modo che non ci entrino i ladri. E siccome fa la ronda di notte, ha incominciato ad avvistare degli strani oggetti che hanno esattamente la forma di quelli che vide a Kenneth Arnold, cioè sono degli oggetti a delta. Ma la cosa strabiliante è che Yalcin, che si è dotato di una telecamera semiprofessionale con applicate delle ottiche di potenziamento dello zoom, è riuscito a filmare dei particolari delle astronavi dove addirittura si vedono le teste dei piloti. Maussan ha elaborato uno dei suoi filmati, vi faccio vedere prima il filmato originale. Allora, Yalcin ha filmato dagli inizi del 2000 sino a circa il 2010. Per adesso non sta filmando più. Ci ha regalato a noi italiani tutta la sua collezione di filmati e non ci ha chiesto una lira, perché sono persone che sentono che questo materiale è patrimonio dell'umanità, non è materiale privato da chiudere nel cassetto, è patrimonio dell'umanità ed è giusto che sia così. La zona di Kumburgaz dà sul Bosforo, vedete? C'è una cabina, ci sono due teste, la nave è a forma di delta. Quando il caso agli inizi degli anni 2000 venne fuori in Turchia si è scatenato un putiferio, perché quando Aftan, questo importante ricercatore turco, propone il materiale in TV, molti accademici lanciano una campagna contro dicendo che Yalcin filmava dei modellini, che truccava, eccetera, eccetera. Però il povero Yalcin, che potrebbe essere uno di Serorbio o di qualsiasi altro paese, non ha assolutamente la cultura e la capacità di produrre alcunché al computer, è incapace di usare queste macchine. E poverino, lui riporta solo ciò che filma. Allora Aftan che fa? Li sfida questi scienziati e gli dice: sentite un po', se io vi fornisco il materiale originale che Yalcin mi dà e ve lo faccio analizzare, voi avete il coraggio di ritrattare se scoprite che il materiale è genuino? E gli scienziati dicono: sì, se tu ci dai il materiale originale, noi quello che ci daranno le indagini, cioè le analisi, lo diremo pubblicamente in televisione. Devo dire che sono stati onesti, perché una volta che hanno analizzato il materiale hanno detto: effettivamente sono grossi oggetti sospesi in cielo, non sappiamo cosa siano, non è che possiamo dire se sono o meno extraterrestri, ma sono grandi oggetti volanti sospesi in cielo. Quindi questi scienziati hanno avuto il coraggio, forse in Occidente questo non sarebbe successo, non lo so. E queste sono le elaborazioni che ci rendono più evidente la forma e i volti dei piloti di queste navi. Non sono veri extraterrestri, nel senso che questi esseri sono dei cloni. Sono i grigi, e i grigi sono la chiave d'accensione dell'astronave. Cioè, senza il grigio la nave non funziona. Questo lo sanno benissimo anche i militari. Guardate un po', qui si vede chiarissimo, vedete, naso, la bocca, sono vari fotogrammi elaborati. È la prima volta in assoluto che io sappia dove incominciamo a vedere le facce di questi robot biologici, che sono quelli che hanno recuperato anche a Roswell. Se vi vedete la serie americana Taken, bocca, gli occhi e il naso, e questa testona allungata lì dietro,
ripeto, sono robot. Robot biologici. Biologici, organici, sì, non sono meccanici. Cioè sono vivi. Sì, 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 sì. Esatto. Sono mille volte più intelligenti di un essere umano. Ma non hanno anima. Non hanno spirito. Non hanno spirito. Hanno l'animismo. Sì, che è un'anima collettiva. Che ti dà il movimento. Informazioni sono. Queste informazioni vengono dai militari e dagli extraterrestri. Queste le hanno dette gli extraterrestri, hanno spiegato che questi sono dei cloni. Infatti gli americani, i militari le chiamano figli, entità biologica extraterrestre, ed è scritto, diciamo, all'italiano. Quindi il fatto che cominciamo a vedere questi esseri è un altro dei segni che ci indica che si stanno avvicinando questa gente qui. Io comunque ho avuto modo di parlare con militari che mi hanno confermato e stavo dicendo queste cose qui. Quindi gli studi che vanno avanti da decenni sono andati molto in là, anche perché questi esseri, i militari, gli americani perlomeno li possiedono, ce ne hanno recuperati sia vivi che morti. Roswell e altri luoghi, negli anni 90 noi recuperammo un filmato di un interrogatorio a uno di questi esseri in una base segreta militare, ed era un filmato della Marina, per essere esatti, dove c'è un essere leggermente diverso da questo che viene interrogato, a un certo punto sta male, entrano dei medici, eccetera, eccetera. I militari americani con cui parlavamo di questo ci dissero che l'essere comunicava per simboli, un po' come cerchi nel grano. E i simboli che questo essere dava erano tutti legati all'etica, alla pace, all'armonia, e poi è morto perché era mantenuto in cattività. Nella serie Taken, che è una serie televisiva il cui regista è Steven Spielberg, autore di E.T., Incontri ravvicinati, eccetera, 8 mm, anche un film dove c'è un extraterrestre mostruoso, tipo un grosso ragno. Praticamente i militari raccattano in giro per l'America persone sensitive, quindi con particolari facoltà psichiche, perché vogliono accendere un disco volante recuperato. Perché il disco si accende collegando l'astronave alla mente dei piloti. Cioè sono queste navi comandate col pensiero, cioè l'essere e la nave diventano un unico corpo, quindi tu pensi di alzare il braccio o pensi di volare e la nave vola. Pensi a destra e la nave va a destra, pensi a sinistra e la nave va a sinistra. Questo mi è stato confermato anche dal personale che ha lavorato su questi oggetti. E nel film Taken però succede che questi sensitivi, una volta che gli si applica il terminale, muoiono di emorragia cerebrale perché non hanno la forza psichica necessaria per reggere l'energia della nave. Però in realtà questa è un'esagerazione, perché non è vero, in quanto la nave si modula e si adatta alle tue facoltà, quindi non corre nessun pericolo. E altri reperti che io ho visto in Messico, straordinari, ho visto delle astronavi di terracotta così grosse, con dentro i grigi disposti perfettamente in posizione di pilotaggio. Quindi gli antichi conoscono molte cose su questa storia.